Sono Paolo Tertulli, sindaco del comune di Illasi. Sono al mio secondo mandato che scade nel 2022. Illasi, lo sappiamo, è il comune portale della Valle di Illasi, posto a sud della valle. È un comune di 5.300 abitanti circa, un comune a prevalente vocazione agricola, disposto su tre fondi valle, perché ha a che fare come territorio sia con la Val Tramigna, sia con la Val di Illasi, sia con la vallata di Mezzani. È un territorio che io ho trovato e trovo stupendo per caratteristiche storiche, culturali, paesaggistiche. Su tutto il territorio domina questo emblema che è costituito architettonicamente e storicamente dal castello di Illasi, proprietà della famiglia Sagramoso Perez Pompei, ma che è un documento di tutto il territorio. Che cosa vi lega al GAL Valdoressina? Voi siete soci del GAL? C'è qualche progetto che avete portato avanti grazie al GAL in passato o qualcosa che è diciamo in work in progress? Certamente abbiamo portato avanti e sviluppato e completato il progetto che riguarda la riqualificazione in ottica di tracciato turistico di tutta la dorsale posta a est, la dorsale collinare, che noi avevamo battezzato come dorsale della storia o anche vecchia via della lana, che sale dal comune di Soave fino ad arrivare al comune di Selva di Progno in località Campofontana. Ed è un sistema di connessione di tutto il crinale collinare che porta appunto dall'abitato di Soave, dal territorio di Soave fino alla montagna veronese. E per noi a Illasi passa attraverso punti di speciale rilevanza storica e architettonica. Mi riferisco alla chiesetta di San Colombano, che è una chiesetta di proprietà comunale, per arrivare al castello di Illasi e anche alla località San Felice, che poi risale verso il Monte Garzon, che è posto al confine con Tregnano. Questo è stato un progetto avviato e concluso. Più di recente abbiamo avuto anche con il GAL l'opportunità di finanziare l'intervento di consolidamento e di ristrutturazione della chiesa di San Colombano, che è un piccolo eremo posto tra le valli di Illasi e la Val Tramigna, che è molto significativo per tutte e due le comunità. E per noi in particolare rappresenta anche un patrimonio del comune di Illasi. Che cosa rappresenta il GAL per il territorio? Parlo in termini di promozione e valorizzazione del territorio. Qual è il valore aggiunto che può dare il GAL come ente? Certamente il fatto di trovarsi in aggregazione tra territori. Questo non c'è dubbio che è l'elemento vincente in chiave prospettica. È un elemento che va coltivato, perché spesso si pensa di poter fare da soli e poter fare per tre. E questo è sbagliato, per quanto lo dica l'adagio popolare, è sbagliato proprio quando si parla di territorio di turismo. Basti pensare che il visitatore, il turista, anche proveniente da fuori continente, è un visitatore che a malapena conosce il toponimo Regione Veneto, quindi figurarsi se dovessimo combattere anche una battaglia tra territori amministrativi. Il gruppo di azione locale, anche proprio come elemento derivante dallo spirito comunitario, ha in sé questa chiave vincente di valorizzare un territorio esteso e di farlo in modo coeso, come è stato fatto con i progetti guida.
E per il futuro, ovviamente il lockdown, il Covid ha un po' rimescolato le carte, quindi quale sarà il futuro della promozione territoriale e anche in ottica di programmazione futura per il GAL, quali saranno, secondo lei, gli argomenti su cui sarà più importante focalizzare l'attenzione? Ma lavorare in maniera condivisa sui percorsi che si sono già stati avviati, farlo anche in una connessione progettuale, non serve essere aggregati con altre realtà che parimenti si occupano dello sviluppo turistico. Alludo solo per esempio al fatto che il Comune di Illasi è socio dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, dell'Associazione Nazionale Città del Vino, delle strade del Soave, del Valpolicella, e quindi trovare progetti comuni, fare partnership su elementi condivisi, e il territorio è uno di questi. Poi abbiamo la fortuna di poter distribuire anche le presenze, anzi, insomma, è ancora il nostro valore aggiunto. Magari in precedenza era vissuto come elemento di sottosviluppo. Oggi poter offrire albergo diffuso, ospitalità diffusa, è anche un fattore di interesse anche per il visitatore spaventato dalle ultime emergenze epidemiologiche. Grazie.